Il grido d'allarme si era alzato già ai primi del mese con un comunicato di Confartigianato Imprese Sondrio nel quale il presidente della sezione di Chiavenna, Andrea Lorenzini, evidenziava la questione legata alla carenza di partecipazione delle imprese appaltatrici locali alle gare d'appalto, gare in alcuni casi andate deserte. Nel comunicato Lorenzini scriveva: «Nella discussione di questi giorni ha fatto di nuovo capolino il tema della disparità tra le retribuzioni italiane e quelle della vicina Svizzera. Un tema quest'ultimo non certo nuovo e che coinvolge, come ben noto, tutte le aree di confine. Le imprese da tempo chiedono un intervento legislativo a livello nazionale di defiscalizzazione che ponga fine a tutto questo. Da una parte un'evidente disparità retributiva tra il territorio italiano e la vicina Confederazione Elvetica, causa dell'esodo oltre confine. Dall'altra un'oggettiva carenza di manodopera, di maestranze che, con un effetto domino, causa un altro fenomeno, quello del subappalto. Ed è di ieri la presentazione in aula di un ordine del giorno da parte dei deputati leghisti Silvana Snider e Matteo Luigi Bianchi, con il quale si chiede al governo la possibilità di poter attuare un regime di incentivazione fiscale per i lavoratori residenti in Italia e occupati in aziende situate entro 20 km dal confine. Questo particolarmente in quelle zone per definizione disagiate come quelle montane, poste nei pressi di un confine nazionale ed insulari. Una richiesta alla quale il governo ha dato parere favorevole. L'articolo 1, comma 313 della 27/2019, la numero 16, modifica il regime delle zone logistiche semplificate e qui si prevede il rafforzamento delle zone economiche speciali. Coloro che vivono entro i 20 km dalla Svizzera e lavorano per l'azienda di confine in Italia non hanno quelle agevolazioni che invece giustamente sono riconosciute ai colleghi occupati in Svizzera in virtù di questo accordo bilaterale del 1974. Per questo ho chiesto al governo un impegno affinché faccia le opportune verifiche, perché qui a Roma non tutti conoscono le problematiche che ci possono essere su un confine tra Italia e Svizzera. Un impegno perché verifichi e valuti le opportunità di procedere a regimi fiscali particolari, un regime di incentivazioni per lavoratori residenti in Italia occupati in aziende situate entro i 20 km dal confine, ma in Italia. Non si può non considerare una zona speciale la nostra zona montana, territorio di confine.